Ciao a tutti, siamo qui oggi con Michele Girotto. Ciao a tutti. Ciao Michele, grazie di essere qui con noi. Oggi parliamo di quegli elementi che sono necessari per poter chiedere una delibera bancaria da parte dei privati. Distinguiamo come minimo fra dipendenti e autonomi. Partiamo dai dipendenti. Quali Sì. sono i requisiti che deve avere un dipendente per chiedere un mutuo? Ok, un dipendente deve avere un contratto a tempo indeterminato, ok? Ed il periodo di prova deve essere finito, perché altrimenti il tempo indeterminato effettivamente potrebbe anche terminare nel periodo di prova. Per essere comunque assumibile come mutuatario da tutte le banche, dovrebbe avere un'anzianità lavorativa di almeno 3 anni. Poi questa cosa qua è nelle banche quelle più stringenti o comunque con le maniche più strette. Basta che sia finito il periodo di prova ed abbia un tempo indeterminato e questa cosa qua, insomma, basta per Iniziare essere almeno. esattamente, Ok. esattamente. Poi, per esempio, quali altri elementi reddituali, per esempio, deve avere questa persona? Ok, allora, naturalmente vengono in alcuni istituti di credito conteggiati anche l'assegno unico, quindi quello che effettivamente sono i redditi che, o comunque questi benefit che lo Stato dà per agevolare le persone che hanno figli, ok? In alcune banche queste cose qua fanno reddito, quindi cumulo sul rapporto lato-reddito per avere un po' più di respiro, un po' più di soldi anche dalla banca, essere un po' più mutuabili. E naturalmente conta l'età dei figli, nel senso che se uno prende l'assegno unico, suo figlio ha 2 anni, ha un respiro molto più ampio perché fin tanto che non ha 18 anni, comunque non è indipendente a livello finanziario, prenderà questo assegno unico. Se Certo. il figlio ha 17 anni e sta finendo di studiare, naturalmente ha un peso diverso. Ok. Mentre, e questi sono magari elementi positivi, e tra gli elementi negativi, cose molto importanti che dobbiamo ricordare alle persone, magari prima di accingersi a comprare casa e chiedere un mutuo, cosa è meglio Certamente. evitare? Allora, è meglio evitare quando si chiede un mutuo di avere dei prestiti pregressi, nel senso che un prestito sul rapporto lato-reddito pesa tantissimo, okay, su quello che è poi il budget che la banca andrà a erogare per comprare la casa. Aver prestiti in sostanza e naturalmente e se ne abbiamo avuti, okay, averli pagati sempre in maniera Regolare, regolare, esattamente. se no appunto viene segnalata la cosa. Esattamente, questa cosa viene segnalata in CRIF, dopo ci sono diversi tipi di segnalazioni, più gravi, meno gravi, però sicuramente essere segnalati in CRIF è il peggior biglietto da visita che insomma, si può avere quando si va a richiedere un mutuo, ecco. Mentre per gli autonomi, quindi partite IVA, persone che non hanno un reddito fisso e stabilito, scadenziato in maniera precisa, quali sono i parametri di valutazione? I parametri di valutazione sono l'anzianità di questa partita IVA che deve essere aperta da almeno 3 anni con 2 bilanci depositati, okay? Quindi perché la banca prende in considerazione la media degli ultimi 2 modelli unici, okay? Che effettivamente questa partita IVA ha depositato la gestione delle entrate e anche il settore in cui questa partita IVA lavora, okay? Nel senso che nel settore sanitario, che è un settore tipicamente anticiclico, okay? Il tuo reddito ha un peso, perché comunque effettivamente il settore sanitario, per esempio, non risente di quello che sono gli andamenti di mercato, perché le persone hanno sempre bisogno, ahimè, insomma, di Certo, questo della tipo di... sanità. Esattamente. La partita IVA è in un settore, per esempio, faccio un esempio edile. Se ha un certo tipo di continuità, okay, a livello di reddito, sicuramente viene preso in considerazione in maniera molto buona. Se effettivamente il reddito dell'anno precedente è la metà di quello di quest'anno, la banca si fa un paio di domande: come mai il reddito è raddoppiato nel giro di un anno? Forse perché pensavi già di dover andare a comprare casa e quindi effettivamente hai gonfiato un po' i redditi. Quindi, effettivamente, se una partita IVA, indipendentemente dal settore merceologico, okay, ha una continuità di reddito, sicuramente si presenta molto meglio in banca, ecco, perché la banca deve fare delle proiezioni ventennali o trentennali, perché il mutuo ha quella durata là, di possibilità delle persone di pagare questo mutuo, okay, quindi anche in Certo. base ai redditi che ha dichiarato. E
elementi che possono aiutare la delibera poi sono eventualmente la possibilità di inserire dei garanti. Quindi Certamente, assolutamente. nella tua esperienza è una cosa che succede spesso? Allora, sì, i garanti devono essere, devono. Sarebbe, c'è una regola effettiva, però buon uso è che il garante sia comunque un parente di primo grado, cioè che non sia l'amico, il cognato o il cugino di terzo grado, ecco così. Dopo si può fare, non c'è una regola che ferma questa cosa, però è buon uso che sia una persona vicino, insomma, al mutuatario, vicino al mutuatario, anche un compagno, una persona che convive con questa persona, anche se non ci sono effettivamente, magari non c'è il vincolo matrimoniale, ma una persona che effettivamente magari convive o vicina al mutuatario, Certo, e anche l'età del garante è fondamentale, oltre che l'età del debitore principale, ovviamente, ma anche l'età del garante non deve essere troppo avanti. Esattamente, diciamo che le banche sul garante sono un po' più di larga, una manica un po' più larga, diciamo, perché in alcune banche, per esempio, prendono l'età del più giovane dei componenti sul mutuo, indipendentemente dai mutuatario o garante. Quindi se il mutuatario ha 30 anni e la mamma ne ha 60, comunque si può gestire un mutuo a 25 anni perché la banca prende per fare il mutuo l'età del più giovane. Poi alcune banche dicono: guarda, a me basta che il garante a 2/3 del mutuo non abbia più di 80 anni, ok? 2/3 di mutuo pagato non abbia più di 80 anni. Quindi anche qui le banche si dividono in tantissimi rami, ecco, e fa la differenza Certo. la banca. Magari sfatiamo un attimo un mito. Essere già proprietari di altri immobili, magari locati perché magari ricevuti per successione, aiuta nella delibera di un mutuo o ha un peso ormai residuale? Allora, può aiutare sicuramente può aiutare in due modi differenti. Se l'immobile locato non è soggetto a ipoteche, non ha ipoteche sopra, si può usare come estensione ipotecaria, quindi dando più garanzia alla banca, oltre alla casa che compro, do anche una casa mia, ok? Quindi questa cosa qui sicuramente dà un aiuto al mutuo, all'erogazione del mutuo, o altrimenti avere un reddito un reddito passivo, diciamo, da un affitto, va a incrementare il reddito annuo, okay, che uno sia una partita IVA o che sia un dipendente che una persona ha, e quindi questa cosa qua allarga, perché uno ha più redditi, okay? Quindi dice, male che vada, comunque ha sempre l'affitto che gli entra, quindi ha quei 700 euro al mese, 600, quelli che saranno, la rata la impostiamo magari più o meno come l'affitto, che percepisce, e ci stiamo dentro, la banca è un po' più sicura, ecco. Ok, quindi avere altri immobili comunque ti serve nella misura in cui li stai comunque utilizzando ai fini, insomma, finanziari che ti diano una mano Sì. e o ipotecandoli. Cioè il solo fatto di averli, ecco, capiamoci, non è motivo sufficiente per, deve No, essere, non può essere lì esatto. chiuso, fermo, che ti costa, cadente, No, che in quel assolutamente. caso lì viene considerato poco. Uno può averne tanti, ma dobbiamo vedere l'uso Che che uno ne se fa. ne fa. Parliamo di documentazione adesso. Qual è la documentazione di base che devono avere comunque tutte le persone pronte quando vengono a parlare con te perché tu possa dire effettivamente se, quanto e come sono finanziabili? Ok, allora la documentazione si differenzia se una partita IVA oppure è un dipendente. Se è un dipendente, serve l'ultimo CUD e le ultime tre buste paga. Invece, se è una partita IVA, servono gli ultimi due modelli unici, okay, depositati all'Agenzia delle Entrate e magari il bilancino dell'anno in corso, perché comunque gli ultimi due modelli unici sono riferiti comunque agli ultimi 2 anni precedenti, quindi non l'anno in corso. E quindi questa cosa qua, il bilancino, fa capire un po' meglio l'andamento di questo anno, ecco, che poi anche la banca chiederà assolutamente. È necessario, diciamo, è molto utile, più che necessario, capire anche se uno ha dei finanziamenti, avere il contrattino del finanziamento per capire la rata e il residuo del finanziamento che ha questa persona. Parlando di finanziamenti un attimo, se il finanziamento ormai è a scadenza, mancano, non so, 3, 4, 5 rate, magari in quel caso? Sì, ottima osservazione. Se il finanziamento scade entro i 6 mesi dalla richiesta del mutuo, la banca non lo conteggia.
Bene, sì, perché dicevi prima è pesante avere finanziamenti perché magari sono rate da 400-500 euro al mese, poter dire sì, li ho ancora, ma spariscono fra poco, ti permette lo stesso di avere, diciamo, Assolutamente. poter portare avanti la richiesta quantomeno. Ok. Grazie Michele per le informazioni che ci hai dato anche oggi. Grazie a te, Leonardo. Se vi è piaciuto questo video e se conoscete qualcuno a cui potrebbe essere utile, ricordatevi di condividerlo e di iscriversi alle nostre pagine social e al nostro canale. Ciao a tutti! Ciao!